Ciao e benvenuti sul canale YouTube di Giochi sul nostro tavolo. Oggi procederò con il disinscatolamento di Black Orchestra, un gioco da tavolo ideato da Philippe Dubarry e pubblicato da Starling Games, in Italia grazie a Asmodee. Eccolo qui. Allora, questo è come si presenta il gioco. Corre l'anno 1936, mentre la stretta di Hitler sulla Germania si fa più serrata e la depravazione del regime viene alla luce, tra alcune delle più alte sfere del Reich inizia a prendere forma l'idea di assassinare il tiranno. Il piano si concretizza, Black Orchestra è un gioco da tavolo avvincente e carico di tensione in cui dovrete ordire un complotto per assassinare il Führer senza attirare le attenzioni indesiderate della Gestapo. Il tutto mentre infuria la Seconda Guerra Mondiale. Contenuti. Un tabellone di gioco, 10 dadi, 5 pedine, 84 carte evento, 51 carte cospiratore, 24 carte interrogatorio, 6 tessere leader nazista, 24 tessere oggetto, 3 tessere difficoltà, 9 schede cospiratore, 11 cubetti indicatore e un manuale di gioco. Ecco qui le indicazioni, è adatto a 1-5 giocatori, di età 14 più e la durata sta sull'oretta e mezza. Una misurata e apriamo. Allora, la scatola che sembra quadrata fa 29,4 per altrettanti centimetri e una profondità di 7 centimetri. Ok. È un gioco collaborativo, quindi o si vince tutti o vince Hitler. Ecco, abbiamo il regolamento, che ovviamente è tutto in italiano. Poi abbiamo, magari cerco di tenerlo qua per avere riferimento sul materiale. Ecco una scheda riassuntiva abbastanza fitta. Qui abbiamo una fustella con i gettoni e le tessere. Ecco, qui abbiamo i personaggi. Le tessere leader nazista, che forse potevano essere rese almeno con degli standee, ma tant'è. Poi abbiamo qui le tessere difficoltà, difficile, normale e facile. E poi abbiamo tutte le tessere oggetto, che sono tre per tipo, come si vede. Proviamo a staccarne una, tanto per... Questo è il veleno. Talloncino, da una parte c'è una letterina, dall'altra c'è il contenuto. Qui c'è Hitler. Identico davanti e dietro. Poi abbiamo il tabellone, molto ampio. Ecco, è nero sul davanti alla cartina dell'Europa, anzi, più alto della Germania e delle nazioni confinanti, e tutte le zone che sono state significative, insomma, in quell'anno lì, per cercare appunto di far fuori Hitler, anche se poi sappiamo che la storia non ci è riuscita, ma forse i giocatori potranno fare meglio. Qui abbiamo anche un pratico schemino di come si svolge il turno, che fa sempre comodo. Qui sotto altre indicazioni, supporto militare, come tentare un complotto, l'indicatore del dissenso qui in alto, soprattutto toni abbastanza cupi, ma direi perfettamente allineati con il tema, con un tabellone molto spesso, ben rifinito. Poi qui abbiamo invece le plance, le schede cospiratore, che invece sono abbastanza così sottiline, hanno tutte le informazioni necessarie, i vari oggetti che possono essere raccolti, il livello di
di sospetto, la motivazione e alcune indicazioni su chi era il personaggio, visto che sono tutti personaggi reali. Le schede sono 9. Ammiraglio Wilhelm Canaris, Dietrich Bonhoeffer, generale Hans Oster, generale Ludwig Beck, Karl Gerdeler, Erich Roth, generale Friedrich Holbrich, Henning von Treschow, Klaus von Stauffenberg. Qui abbiamo i cubetti indicatori, due per colore, più un cubetto rosso che è il supporto militare di Hitler. Eccolo. E poi abbiamo due gialli, due blu, due bianchi, due marroni, c'è tutto, due verdi. Poi abbiamo le cinque pedine, 1, 2, 3, 5. Abbiamo tutto. Ok. Là sotto si vedono dadi e carte, dei bei dadoni. Colore inusuale, grafica ovviamente a tema, una buona sensazione in mano, diamo una misurata. Sono dadi da 16 mm e poi qui abbiamo le bustine richiudibili e le carte che compongono buona parte della dotazione. Vediamo se c'è una linguetta per aprirle. Sì, eccola. Dunque, stadio 3, queste sono carte eventi. Stadio 4. Qui abbiamo sì, livello 4, lo vediamo sull'altro lato. Ok, i 7 livelli, i 7 stadi delle carte evento. 6, 5, 4, 3, le altre saranno un altro mazzo. Poi abbiamo riscritto la storia, che è la carta vittoria. Carte interrogatorio, che hanno le SS sul retro. E qui c'è, insomma, lo schema dell'interrogatorio. Ah, ecco, misuriamo. Le carte sono tutte grandi uguali e sono classico 63 per 88. Apriamo l'altro mazzetto. Ecco qui la linguetta. Abbiamo il resto degli stadi, quindi il 3, il 2 e l'1. Leggiamole una tanto per. Assassino catturato, Maurice Bavaud confessa il suo piano di sparare a Hitler durante una parata. I cospiratori più vicini a Hitler aumentano il proprio livello di sospetto ad alto. Muovere Hitler alla cancelleria. Poi abbiamo queste che sono tutto lo stesso dorso e sono le carte cospiratorie. Sono carte standard, carte illegali e carte complotto. Allora, queste qui in toni di nero e blu sono le carte standard. Queste sono le carte illegali. E poi in orizzontale ci sono le carte complotto. Qui c'è il
tipo di complotto, ABC, poi ci sono i requisiti necessari e quelli facoltativi sono 12. Bene, non ci resta che giocare un numero sufficiente di partite, anche se in realtà trovate già la nostra recensione nella rubrica Solo sul mio tavolo per la parte di solitario. Vi ricordo che potete sempre mettere un mi piace al nostro, a questo video e iscrivervi al nostro canale tramite questo bottone.